Auguro a tutti voi un felice, fortunato e felice nuovo giorno con i vostri cari. Oggi è venerdì 19 marzo 2021. Per favore tratta bene tutti intorno a te e pensa positivamente. Quali sono i segni oggi? Guarda il video per sapere. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oroscopo Leone. Scorbutici sotto tiro della quadratura Luna Giove. Già c'è il lockdown e a un anno di distanza dall'inizio del fattaccio non ve lo sareste aspettati. Se poi ci aggiungete la Luna in quadratura a Giove che vi si oppone insieme al bieco Saturno, riguardo al vostro malumore molte cose si spiegano da sé. Nonostante le formidabili risorse interiori, sul lavoro oggi faticate a carburare. Anche la vita sentimentale non è al top, penalizzata da discorsi cavillosi, probabilmente il partner non si fida e vi tiene d'occhio. Niente svaghi, serata piatta davanti la TV, nemmeno con lo sport avete un rapporto entusiasmante. Infatti rinunciate perfino alla passeggiata a piedi, unica tra le poche evasioni possibili. Preferendo l'auto anche per brevi spostamenti, lì almeno vi sentite al sicuro. Quasi fosse un carro armato. De gustibus, si diceva nell'antica Roma. Astro tarocco del giorno per Leone. Due spade rovesciato. Il rapporto di coppia risente di una discreta ambiguità, e sono possibili anche falsità, egoismi, bugie e qualche tradimento. L'incompatibilità dei caratteri potrebbe fare la differenza che porterà a una crisi di coppia molto seria. L'amore è destinato a diradarsi e le coppie a dissolversi. I single, pur avendo buone opportunità, non sapranno sfruttarle e annasperanno in un mare di indifferenza alle loro problematiche. Se avete pensato a un viaggio di piacere è venuto il momento di progettarlo realmente e praticamente. Progettatelo nei minimi dettagli e ne trarrete soddisfazione. Non guardatevi sempre indietro, è il momento di guardare avanti e se necessario voltare pagina. Potreste incorrere in qualche spesa straordinaria e imprevista a causa di necessità personali o familiari. Mettete in chiaro con un vostro parente delle cose o delle circostanze che potrebbero incidere sui vostri rapporti futuri. Venere e Luna complottano per regalarvi una serata intrigante e speciale. Gli innamorati potrebbero trascorrere ore davvero liete e frizzanti. Giornata ottima per dichiarare il tuo amore. Sarai attraversata da una strana e insolita idea. Irrequietezza sia nella mente che nelle situazioni che dovrai affrontare. Inciampate sempre negli stessi errori. Non state con il fiato sul collo di una persona che è molto più distante di ciò che pensate. Potreste ricevere una risposta indesiderata da chi non ve lo aspettate. Meglio non pensarci e passare il resto della giornata nella convinzione che potete fare tutto anche senza questa persona. Qualcuno dal tuo passato torna a farsi vivo. Usa prudenza e soprattutto non svelare il tuo presente. Riceverete una telefonata importante sia per voi che per chi vi sta particolarmente vicino. L'amore è grigio in questo giorno. Monotonia e malinconia lo distingueranno. Se vi sentite imprigionati dovete sapere che tutte le restrizioni che avvertite sono solo nella vostra testa. Forse in questa giornata la vostra situazione economica si rivelerà per quello che è in realtà e questo potrebbe non farvi piacere, perché scoprireste qualcosa che non vi aspettavate. Qualche tensione in amore non vi impedirà di raggiungere i vostri scopi. Non abbiate troppe pretese dal partner o da un amico. Non potete pretendere che questi vi capiscano sempre e comunque, in una relazione ci vuole impegno da entrambe le parti. La giornata sarà piuttosto tesa e voi non volete certo essere pregati per attaccare briga. Il consiglio è di mantenere la calma ed evitare inutili discussioni. Nella coppia siete troppo assenti e questo a lungo andare si ripercuote sui rapporti con il partner. Sul lavoro in questo momento conviene osservare più che pretendere. Non lasciar mai la strada vecchia per quella nuova. È un famoso detto, ma questa volta fa proprio per te. Ultimamente stai pensando di cambiar vita. Presta la massima attenzione, lì fuori non è sicuro che sia migliore di qui. Lavorerete molto più di quanto vi sia stato richiesto, soltanto perché vorrete dimostrare dedizione e competenza. In realtà non dimostrerete proprio nulla, perché nessuno sarà lì per vederlo. Sarà perfettamente inutile dunque sforzarsi tanto, quando sarebbe bastato semplicemente un po' di applicazione in più nel momento del lavoro di cooperazione, quando tutti potevano apprezzarvi.
Gioco dei transiti di quest'oggi molto benefico per tutti voi leonesse e leoni. Una bella luna nel segno amico dei gemelli vi allieta infatti la giornata, specie da un punto di vista emotivo e affettivo. La vita familiare occupa i vostri pensieri e vi restituisce soddisfazioni che sono davvero impagabili. Se avete figli piccoli, sorelle o fratelli, sperimentate una condivisione piena con loro. L'armonia aleggia pure nei legami amichevoli, che voi guardate sempre con un tocco di possessività affettuosa. Ognuno dei vostri amici avrà lo spazio che merita nel vostro cuore, ogni persona importante della vostra vita si ricaverà una dimensione giusta nel vostro mondo sociale. Punto. Sarà colpa della pioggia marzolina, che quando comincia rompe, o del lockdown che vi fa sentire, come dice il termine, prigionieri nel carcere duro. Si fa per dire, visto quanto è comoda e funzionale la vostra casa, sta di fatto che oggi non siete in vena e non ne fate mistero a nessuno. Rei confessi la luna in quadratura a Giove, opposto al vostro segno. Alzarsi dal letto e carburare per recarsi al lavoro oggi è davvero una tortura cinese. Punto. Amore ed Eros, dialogo aperto col partner, ma non è detto che alla fine della lunga chiacchierata riuscirete davvero a capire le reciproche posizioni. Può darsi che ciascuno rimanga tenacemente attaccato alle proprie, orgoglio, testardaggine e gelosia sono i gufi che vi stanno a guardare. Punto. Siete ben consci del fatto che la vostra prestanza potrebbe fare godere di piacere il partner, ma a voi interessa solo la certezza di essere affascinanti. Se siete della prima decade, saranno più di uno gli individui che si adopereranno per voi, ma voi non vi sentirete ancora pronti per legarvi definitivamente. Punto. Assaporate un momento di fusione emozionale con la persona che adesso vi è accanto. La luna, componente essenziale della capacità di esprimere le emozioni, è molto positiva e vi promette una fase di tenerezza e di corrispondenza che in certi istanti sarà totale e completa con la vostra dolce metà. Punto. Lavoro e denaro, trattative interessanti ma complicate da un voltafaccia dell'ultimo minuto. Nemmeno il capo vi sostiene, peggio vi manda allo sbaraglio, salvando la propria immagine. Ma non la vostra. Investimenti fluttuanti, tenete d'occhio il Financial Times. Punto. Le stelle di oggi non si presentano per nulla positive. In affari è consigliata la massima prudenza. Evita le spese, specie se azzardate, e rimanda ai contratti. I nati della prima decade dovranno frenare l'impazienza ed evitare di dare fuoco alle polveri in una situazione di antagonismo con un collega del leone. Punto. Ricevete la notizia di un investimento che avete realizzato un po' di tempo fa e che vi ha fruttato un buon rendimento economico. Marte, nel segno delle transazioni economiche, vi è vicino e vi suggerisce ulteriori manovre finanziarie azzeccate. Punto. Benessere, raucedine, stanchezza, qualche starnuto, nulla di allarmante, ma qualche fastidio sì, specie se oggi siete precettati per un lavoro importante e piuttosto faticoso. La levataccia all'alba è una giornata di super lavoro no stop, non sono certo la combina ideale per portare a conclusione entro domani sera questa settimana così impegnativa. Punto. Per riattivare la circolazione ed eliminare gli inestetismi della cellulite, dovrete fare delle belle corse in palestra per almeno 30 minuti e assumere alghe Focus, che hanno ottime proprietà drenanti. Riguardatevi dalle correnti d'aria. Venerdì è il giorno adatto per cominciare una dieta disintossicante. Punto. Per lei, il vostro problema col partner è l'eccessiva cavillosità. A tutto fate l'analisi logica, pensieri, emozioni, desideri. E intanto la voglia passa, a tutti e due. Punto. Per lui, sguardo severo fisso negli occhi dei vostri figli, il vostro sistema educativo si fonda sul ragionamento, ma se loro non ci stanno passerete ai castighi. Punto. Colore delle emozioni, melanzana. Punto. Barometro dell'umore, piovoso. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 6. Finanze, 7. Benessere, 5. Punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Punto. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.